Roma, la capitale d'Italia, la città al centro degli scandali. Siamo venuti qua per chiedere ai cittadini comuni e ai politici che cosa ne pensano di Mafia Capitale. Che idea vi siete fatti di questi scandali che stanno travolgendo i palazzi del potere romano? Lasciamo stare. Mafia Capitale. Buongiorno. Roma, la capitale della mafia. Che cosa ne pensa, di chi è la colpa soprattutto? Non ne ho idea. Perché non voler rilasciare una dichiarazione? Io sono un semplice cittadino, voglio fare una passeggiata. Io non la chiamerei Mafia Capitale. Intanto c'è una capitale che va rispettata come capitale. Servirebbe un decreto legge, per esempio, adesso, per la corruzione, qualcosa di più. Ma certo, mi pare che si sta discutendo di un decreto legge sulla corruzione. Gli italiani hanno avuto questi politici per secoli. Sono loro, la vera mafia. La corruzione c'è sempre stata. Le nostre leggi sono fatte in modo tale da consentirci di farla franca. La corruzione è una protezione. È una tentazione permanente. La corruzione consente a te e a me di fare la bella vita anziché scannarci in mezzo alla strada per un brandello di carne. Quello che desta veramente scandalo però questa volta è che questa speculazione la si è fatta sugli immigrati, sui rom, cioè su quelle che io considero le fasce più deboli e più fragili. Per questo campo il comune ha speso nel 2013 5.300.000 euro, dati a cooperative, associazioni, società partecipate dal comune. Qui tutti fanno mafia. La politica e i criminali sono la stessa cosa. Dove ci sono affari è naturale che ci siano anche persone che se ne approfittano. Ci faccio un'offerta che lui non può rifiutare, non può. E penso che bisogna reagire con grande determinazione. E questo è quello che sta facendo il Partito Democratico. Intendiamoci bene, il governo non può mettere il naso, non deve mettere il naso, non vuole mettere il naso. Era un sistema dove saranno dentro tutti, anche il sistema delle cooperative. Qui per esempio Salvatore Buzzi con 600.000 euro dati a lui da Carminati compra un pezzo di terreno per ampliare il campo. Beh, lei come donna di sinistra non si sente indignata da questa cosa? Indignata, sì, sono indignata, avvilita. Ma che colpa abbiamo noi? Non è che noi possiamo, in virtù di un'indagine, tutta peraltro da verificare, vedere come finirà, condannare una città nel suo complesso. Ci facciamo veramente male. Non sarò io il primo a rompere la pace stipulata oggi. Chi è che ha le mani in pasta? Le nomine pubbliche, le municipalizzate. Chi, per esempio? Ma tutte le municipalizzate gestiscono servizi economici e gli amministratori vengono decisi e scelti sulla base di criteri politici. C'è una spartizione. Siamo messi proprio male. Ci vuole molta più trasparenza in tutto. Non c'è più niente da fare. Io penso che la svolta debba venire dai cittadini. Il popolo sbaglia spesso. Tranne in cabina elettorale. E si sapeva, non è che doveva succedere questo per poi in sostanza capire quello che c'è sotto, no? Siete proprio abituati alle vostre schifezze. Io personalmente avrei una ricetta. Comincia il giudizio universale. Corna porta fortuna, 100 lire, accattatevi un corna. Sia il credente sia il non credente subirà un giudizio perché verrà la morte. È tanto difficile che un corrotto sia riuscito a tornare indietro. Ma secondo te il sindaco Marino dovrebbe dimettersi o rimanere al suo posto? Se veramente è mafia, il consiglio va sciolto. Non si possono continuare a sprecare i soldi dei cittadini per un processo esclusivamente basato su delle menzogne. Secondo me si dovrebbe dimettere. Io non credo che sia lui il problema. Immediatamente. Non è degno di questa capitale. Non lo so. Così. Secondo lei il sindaco Marino si deve dimettere? Sì, secondo me sì. Ma stia zitto, imbecille, non capisci che è nelle mani di gente esperta? Perché? Perché... Ma Marino, non abbiamo ancora capito che colpa ha Marino e che colpa aveva il suo predecessore. Mettigli la maschera e dagli una botta d'ossigeno. Lasciatemi!
Bisogna avere anche il coraggio di saper lasciare un posto, no? Dove ci sono degli interessi. Però non vedo persone coraggiose in questo senso. Questa città merita un cambiamento. Fate voi. Il malaffare è nel cuore dell'uomo, di destra, di sinistra e di centro. Ogni volta noi pensiamo che voi italiani finalmente avrete toccato il fondo e invece no. Banditi rimangono sempre banditi. Ho sognato un paese in cui tutto, camorristi, gianghetisti, mafiosi, ci tenevamo per mano. A che serve aver rubato? Ci sarà un giudizio? Davvero? Ravvediamoci. A chi sono qua uno che rimane lì? Bene. Vieni, esci vittorioso per vincere ancora.